una rete di eventi ed artisti legati al Cilento. Questo è il senso del progetto Cilento Sona, una panoramica sull'espressività culturale del territorio legata alla musica. Alla convention degli artisti del Cilento, in ricordo di Aniello De Vita, era presente Massimo Bonelli della compagnia Nuove Indie. Cilento Sona è un'iniziativa che nasce oggi con questo evento su Aniello di Vita, che sicuramente è la base di partenza culturale per il Cilento, il primo che è riuscito a mettere assieme in maniera credibile un modo di esprimersi in musica che riguardi estremamente in maniera precisa il Cilento. E da De Vita, attraverso i nuovi artisti della musica popolare cilentana, proveremo a far conoscere il Cilento sia ai cilentani stessi, quindi mettendo in rete una serie di festival ed eventi che già esistono e che quindi daranno visibilità alla musica popolare cilentana, e poi producendo una serie di artisti cilentani e portandoli al mercato nazionale per farli valutare appunto da un pubblico che sia più ampio rispetto a quello locale. Alcuni dicono che il Cilento non abbia un'identità musicale, alcuni invece, tra questi anche io, penso che in effetti ce l'abbia un'identità musicale ben precisa, come ha del resto una musicalità nell'ambito della lingua, perché in realtà se ha una lingua ha pure anche una sua identità, anche di carattere musicale. Beh, assolutamente così. Io penso che il Cilento, avendo un suo dialetto, che non è né un dialetto partenopeo né lucano, ma è una sua caratteristica unica, e quindi ha di per sé inevitabilmente anche una sua cultura da promuovere. Anche a livello musicale, essendo quello il mio campo d'azione, da quello che ho ascoltato ci sono già delle avvisaglie giuste per avere dei prodotti che siano completamente autoctoni, quindi completamente rappresentativi del Cilento. Chiaramente la musica tradizionale pura non ha più senso di essere prodotta, ma bisogna partire da una radice culturale, da un'identità culturale e contaminarla poi con quello che si ascolta nel mondo, perché siamo comunque una comunità globalizzata, quindi ascoltiamo in ogni momento da tutto il mondo attraverso internet, qualsiasi tipologia di musica, quindi la radice alla base, le contaminazioni e l'ispirazione poi per mettere in piedi dei progetti discografici interessanti. Secondo me c'è campo per poter lavorare bene. La musica dialettale e la canzone dialettale che negli ultimi tempi ha di nuovo ripreso quello che era il suo senso, cioè una musica di protesta sostanzialmente, e una musica controcorrente. Guarda, qua cito Giambattista Vico che diceva che la storia è fatta di corsi e di ricorsi. Io vengo dalla compagnia Nove Indie, che è la società che negli anni 90 ha lanciato discograficamente cose tipo Alma Megretta, Sud Sound System, cioè quando ci fu l'ondata di rivolta dai centri sociali verso l'establishment discografico. E quindi noi conosciamo benissimo questo mondo, anzi è un po' il mondo che noi in qualche modo fomentiamo e con loro lavoriamo. Effettivamente dopo un decennio, dagli anni zero, sono stati anni di reazionari per certi versi dal punto di vista musicale. Adesso c'è di nuovo un fermento che parte dal basso. Avete sicuramente notato il mondo del rap in dialetto, che comunque è quel tipo di espressione, ovviamente si è rinnovata nell'arco degli ultimi anni rispetto a quella degli anni 90. E sicuramente c'è un ritorno alla voglia di tradizioni, ma c'è anche un motivo sociologico che è legato alla crisi. La crisi ha messo in discussione il modello positivo dell'uomo cittadino del mondo. Siamo tutti cittadini del mondo. La gente si è resa conto che il modello capitalista in realtà ha delle grosse falle, quindi piuttosto che rischiare di andare verso l'ignoto, si guarda alle spalle per cercare porti sicuri, quindi la sedia del nonno, la fisarmonica dello zio e tutte quelle cose che ci riportano alla memoria i momenti più sereni della nostra infanzia, di quando eravamo nella nostra casa con le nostre cose. Quindi la voglia di essere se stessi, di tornare ad essere quelli che siamo stati, chi sono stati i nostri genitori, i nostri nonni. E questa è la forza trainante della tradizione che al sud Italia, in Cilento, sicuramente è molto forte e quindi può venire a galla e può essere utilizzata per caratterizzare in modo unico il Cilento. Il turista che viene qua non deve trovarsi in un posto di cui non capisce bene l'identità, deve capire e provare da quello che mangia, a quello che vede, al tipo di mare che ha, a quello che ascolta la sera in piazza, deve capire che si trova in Cilento e deve capire di voler tornare esattamente qui, perché c'ha un'offerta complessiva, culturale e turistica importante. Questo a livello musicale non è stato ancora fatto ed è il momento, per quanto riguarda il nostro campo e quello musicale, poi spero che anche in altri campi questa cosa venga messa a fuoco, e questo è il momento di farlo, il momento perfetto per farlo, perché la crisi è sì un momento difficile, ma anche un momento in cui si riparte. E questo è uno dei motori che potrebbe far ripartire il Cilento. È successo in Puglia, in Salento. Il Salento non ha nulla da invidiare, o meglio, scusi, il Cilento non ha nulla da invidiare a Salento, assolutamente, lo dico perché conosco anche il Salento, ci sono stato. Io penso che qui bisogna proprio partire da questo, da questa caratterizzazione per far diventare questa terra una terra conosciuta.